I'll handle things from here on. Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono il vostro Emir Terry ed eccoci qui per un episodio dell'angolo recensione, il format dedicato a recensione di giochi, film, serie tv, libri e tutto ciò che riguarda il mondo videoludico e non solo. Oggi andremo a recensire Ghostrunner. Partiamo dal principio con la storia. Ghostrunner è un platform action con tematica cyberpunk che ci porta nella Dharma Tower, una grande torre che, dopo un cataclisma chiamato Burst, ha reso l'esterno invivibile, e quindi la Dharma Tower è diventata la casa che ospitava il resto dell'umanità. A capo vi è Adam, l'architetto, e la sua confidente che si chiama Mara. La nostra storia inizia così, col tradimento di Mara, l'uccisione di Adam e la sua presa di potere, con la sconfitta del nostro protagonista. Il protagonista è il Ghost Runner 74, che, rimasto da solo, è l'unica speranza per l'architetto e i cittadini di Dharma Tower per poter raggiungere la libertà. Una volta risvegliato da quell'enorme caduta a casa di Mara, inizia l'avventura di D-74, un eroe ignoto ma che col tempo mostrerà il suo valore non solo nel combattimento ma soprattutto nelle scelte. Col binomio architetto Zoe, capo e unico membro della resistenza regina di Mara, che sembra quasi prendere spunto da quei cartoni dove il personaggio veniva affrontato dall'angelo e dal demone, che rappresentano le due vie da scegliere il nostro eroe, e soprattutto due aspetti dell'animo umano, il buono e il cattivo. Insomma, divertente e serioso allo stesso tempo. Come ho già detto, Zoe e l'architetto mostrano idee differenti, ma entrambi si mostrano simili nella loro determinazione, mentre il cattivo Mara, eccetto i racconti di Adam iniziali, sarà più approfondito verso la fine, prima della boss fighting, mostrandosi come il tiranno che fa tutto questo per il bene superiore, insomma il tipico cattivo superiore. Il gameplay, in poche parole, posso definire come frenetico e severo ma giusto. Mi esprimo meglio. Il gioco ti spinge a correre perché basta un colpo solo del nemico per morire, e quindi bisogna essere veloci, precisi e soprattutto strategici. Se lo siamo, il gioco ci premierà, se no periremo per mano del nemico. Severo ma giusto per l'appunto. La difficoltà dei nemici, come le nostre abilità, progrediranno con l'avanzare del gioco, con nemici vari e certe volte troppo difficili, non sicuramente, ma in gruppo. Meta un bel 7,5. Mi sono divertito nel giocarlo, ma la storia mi è sembrato breve e un colpo di scena un po' scontato, diciamo. Un gioco che mi ricorda Crash per le volte di furia esasperata in cui un piccolo errore ti costava la fine del livello. Bello da vedere, ma avrei voluto qualcosa in più dalla storia e ancora un po' di più dal protagonista. Magari qualche scena filmata in più potrebbe garantire quello spazio A74 o Jack per gli amici della Resistenza per brillare di più. Insomma, un gioco che ha un gameplay abbastanza interessante, ma che però come storia mi è sembrato un po' vuota. Sotto il protagonista noi meritiamo un po' più di spazio. E con questo finiamo l'episodio dell'angolo della recensione. Se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei nuovi video che usciranno, e vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove farò delle live, e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per stare di più sul lavoro godevi altri contenuti multimediali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, da vostro Emir Terry, passo e chiudo.